Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale. Oggi saluto lo spartano del clan Django, Fabio e mitico del clan della nostra accademia Hrivor, Samuele del clan The Dreamers e Joref del clan Bronx. Eccoci qua ragazzi, tornati nel mio villaggio. Come vedete mancano pochi secondi al Re Barbaro livello 26, oggi lo faremo a livello 27. Prima di iniziare però vi dico che se volete essere salutati scrivetemi qui sotto nei commenti il vostro nome in game con relativo clan. Ecco qua il Re Barbaro a livello 26, lo facciamo subito, immediatamente a livello 27, ci costa 195.000 e lo mettiamo subito a fare. Ok, quindi ora abbiamo il Re Barbaro al 26 e Regina al 26. Tra 3 giorni e 8 ore avremo la Regina al 27, molto molto bene. Mancano solamente 3 livelli per ognuno e poi li avremo entrambi a livello 30. Però ovviamente il municipio e poi vedremo se fare un Road to Max. Anzi, scrivetemi qui sotto nei commenti che serie vi piacerebbero vedere sul mio villaggio. Questo qua che poi passerà ovviamente a TH10. Ok ragazzi, ho letto che in tantissimi mi avete detto di utilizzare la nuova tecnica per, diciamo, per i draghi, per buttare giù le difese aeree. Io già lo sapevo, ma ovviamente quei video li ho registrati molto tempo fa e quindi diciamo ancora non mi era arrivata la notizia, non avevo provato la nuova tecnica. Come vedete, ecco qua il mio esercito: ho 10 draghi a livello 4, 10 sgherri a livello 5, 6 mongolfiere nel castello del clan a livello 6 e le pozioni questa volta sono molto diverse perché prima io utilizzavo 3 fulmini, una furia e una fretta. Dato che ora con una terremoto e 2 fulmini riusciamo a buttare giù una difesa aerea, ovviamente si libera un altro posto. In questo modo ci portiamo un'altra fretta tra le pozioni, che sarebbe veramente utile perché così abbiamo 3 pozioni per velocizzare e 3 pozioni per buttare giù una difesa aerea. Molto molto bene. Prendiamo l'elisir nero nelle trivelle, già l'ho preso, come vedete siamo già a 77.256. Sono pieno ragazzi da più di un giorno, vi faccio vedere il registro degli attacchi. L'ultimo attacco che ho fatto per razziare l'esir nero, ovvero era un municipio di fuori, risale a un giorno e 16 ore, cioè tantissimo. Ero già pieno e ovviamente sono stato fermo tutto questo tempo. Fatelo per me ragazzi, scrivete alla Supercell di fare, anzi di mettere nel prossimo aggiornamento la possibilità di fare le guerre con i reali che sono in upgrade, perché veramente penso sia l'aggiornamento che mi serve di più in questo momento. Sarebbe fantastico fare le guerre a manetta, però non le posso fare perché, cioè, andare ad attaccare senza reali è un suicidio e quindi non posso ovviamente fare le guerre. Perfetto ragazzi, ci siamo, andiamo a cercare un bel pollastro, vediamo un po' cosa ci capita. Speriamo di fare un bell'attacco, ovviamente non riusciremo mai, questo qua 1195 saltiamo, non riusciremo mai a fare 6.000 di nero perché questo 26, 6.000 di nero è stato una cosa assurda, non ci credevo nemmeno. Qua in alto ha una trivella di elisir nero piena e staremo a vedere come fare. Comunque di sicuro buttiamo giù una difesa aerea con una terremoto e 2 fulmini, quindi così la buttiamo giù e via, qui non ci piove. Dall'altra parte proviamo a mandarci i draghi e le mongolfiere. Io sinceramente le volevo buttare dall'alto, così che entrassero mi buttavano giù anche la trivella. Però vediamo come va. Cominciamo a piazzare i nostri draghi, magari ne mettiamo uno e due, uno e due qua, uno qua, e vediamo come entrano nel villaggio. Uno di sicuro pure qua. E magari no, anzi concentriamoci su questa parte, così buttiamo giù ovviamente la difesa aerea, uno centrale e qui ci mettiamo una bella furia potente, così butta giù la difesa aerea al volo. Ok, difesa aerea giù e vediamo se riusciamo ovviamente a prendere il deposito di Sir Nero. Si stanno avvicinando molto bene. Ora dall'altro proviamo a mandare le nostre mongolfiere con la pozione della fretta. Comunque i draghi sono anche al centro, quindi perfetto. Forse riusciamo a prendere anche il municipio. Solo che sì, ok, quello che volevo fare è riuscito. Abbiamo preso la trivella in alto, abbiamo preso tutto l'elisir nero, molto molto bene. Forse riusciamo a prendere pure il municipio. Forse sì. Municipio giù, perfetto ragazzi, perfetto, 2 stelle, quindi attacco alla grande. E raga, sono pieno, non so cos'altro fare, però ovviamente tiriamo su un po' la percentuale, tanto per fare un po' più di scena. Ci teniamo anche una fretta, perché tanto non l'ho neanche usata, cioè rendetevi conto voi. Mettiamo un po' di sgherretti in giro. Vai, partite le scommesse raga,
Quanta percentuale riesco a fare? Scrivetelo ora nei commenti. Ora siamo al 54%. Vediamo quanta ne facciamo. Uno qua e non ci piove. Uno qua. Ci mettiamo anche due barbari, sempre dall'alto. Uno sgherro qua. E sì, ci arriva la difesa aerea, vaffanculo. Allora, gli sgherri del basso stanno andando molto bene. Solo che lì non ci arriva, molto bene. Due dall'alto, siamo al 61 ragazzi, stiamo andando davvero bene. Ok ragazzi, li ho sistemati tutti, siamo al 63. Con quella miniera andiamo al 64. Poi, però sta finendo il tempo, quindi più di tanto non facciamo. Con l'estrattore qui a destra andiamo al 66. 67 insieme all'accampamento e abbiamo finito il tempo, quindi basta così. Non riusciamo a buttare giù il castello, peccato. Però ragazzi, 67%, abbiamo risparmiato una pozione della fretta. Abbiamo fatto 3400 di elisir nero più il bonus, quindi 4600, che non sono male, ma ovviamente il record di 6000 sarà impossibile da superare, veramente sarà assurdo. Però ovviamente con i prossimi episodi forse ci riusciamo. Anche un buon bottino, fate la somma, ora non ho voglia di calcolare. Abbiamo fatto un grandissimo bottino, torniamo al villaggio ragazzi. E questo è stato il super attacco di oggi. Siamo 84.000 di elisir nero in questi 3 giorni ed 8 ore. Come vedete qui dall'upgrade della regina dovrò ritornare a 200.000, ci riuscirò sicuramente. Per questo video è tutto ragazzi. Mi raccomando, seguitemi su tutti i social che trovate sia in descrizione sia ovviamente sulla nuova grafica. Ho iniziato anche a fare dei piccoli spoiler su Instagram, quindi magari prima dell'uscita del video vedrete la miniatura proprio lì. Vi ricordo di lasciarmi nei commenti nome e clan se volete essere salutati. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.